Che cosa cambieresti della Milano attuale? Guarda, è difficile perché io avrei cambiato di più qualche cosa della Milano di 10-12 anni fa. Nasce a Domodossola nel 1955. Sin da bambino gioca con la musica. A 5 anni chiede a Babbo Natale una batteria, il suo primo strumento. A 13 anni è batterista di una band. Consegue la maturità classica al Collegio Domese Mellerio Rosmini. A 16 anni ottiene la sua prima apparizione televisiva. Si iscrive a medicina, prima a Genova, poi a Milano. Vi dico subito che, scorrendo la sua biografia, si rimane impressionati dalla sua attività e ci si sente davvero molto piccoli. Il suo debutto discografico è del 1979, con l'album che ha come titolo il suo nome e cognome, in cui viene accompagnato dalla PFM e con il quale ottiene subito un grande successo. Conquista rapidamente l'affetto del pubblico con canzoni come La sedia di Lillà, Il Duomo di Notte, Milano e Vincenzo, Settembre e La Negna del Salvador, che lo consacrano tra i grandi protagonisti della musica italiana. 21 album pubblicati, realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d'oro, oltre 1,5 milioni di dischi venduti. Per ora ci fermiamo qui, il resto nell'intervista. Un caldo saluto ad Alberto Fortis. A tutti voi, io ti ringrazio per la bellissima presentazione, ma quando hai detto nessuno si deve sentire piccolo, perché anzi, diciamo Beh, ma di che fronte a tanto. ognuno è il piccolo principe di se stesso È e oggi più vero. che mai dobbiamo veramente Sì, a pensare a quest'idea. questa valorizzazione. La prima domanda, non so se dire se è semplice o è la più complicata, ma forse è la più semplice, cioè che cos'è per te la musica? Chiaramente la musica è un'osmosi della vita, è un respirare. È chiaramente il mio percorso, la mia missione, perché così racconto una cosa brevissima di Sì, vita. certo. Essendo figlio di medici, io avevo cominciato gli studi di università di medicina e c'era forse un po' il destino di diventare medico, se non che appunto da quando ero bimbo, ragazzo, che ho cominciato a suonare nelle prime band e quindi ha vinto la musica. Ecco, questo per dirti che più che mai ad oggi la musica, nel senso di arte, è da vivere come una missione vera e propria, perché per il periodo che stiamo attraversando io mi auguro che certamente si sdoganeranno tante cose fetenti, Sì, chiamiamole così. sì. D'altro canto spero che l'altro peso sulla bilancia riesca a sottolineare un po' di più l'importanza della sostanza, delle cose vere, delle cose autentiche, di cui soprattutto un mestiere come il mio ha bisogno. Abbiamo detto già nell'introduzione, sin da bambino un percorso è beh, insomma, quasi predestinato, no? E c'è una tappa importante della tua vita. E io ti chiedo che cosa ti ha insegnato, io ho letto la dura educazione del Collegio Rosmini. E beh, insomma, il Collegio Rosmini, se noi torniamo agli anni 70, era probabilmente il collegio più riconosciuto in tutta Italia, fondato Certo. appunto da Antonio Rosmini, che era un grande filosofo, tra parentesi. Poi, vabbè, insomma, ha deciso di diventare quello che è diventato, quindi di votare la sua vita nell'ordine che poi ha fondato dei Rosminiani, ma è un grande pensatore. E chiaramente l'educazione era forte, noi avevamo compagni di classe, qualcuno è stato anche di banco, che venivano da tutta Italia, da figli di grande famiglia, Conte Spinola, insomma, questa A, persone che poi, ne cito uno, se mi è Certo, possibile, certamente. su tutti, che era un esempio a chi doveva essere in qualche modo, diciamo, rinstradato. E parlo di Andrea Ghira, che fu la persona che poi fece la famosa strage del Circeo. Certo, E io mi ricordo. ricordo, l'ho avuto per un anno e mezzo nel banco dietro di me. Quindi il collegio raccoglieva un po' tutte queste attitudini caratteriali anche. E Sì. chiaramente abbiamo avuto dei docenti che poi sono stati anche insigniti di diversi riconoscimenti importanti. E quindi l'educazione era forte, la mole di lavoro era forte. Io ricordo che noi da ragazzini, se si voleva rimanere in collegio e si voleva
supportare il ritmo di lavoro che veniva dato di studio, abbiamo avuto un'adolescenza rigida. Non c'era tanto tempo poi per in qualche modo divertirsi, o, a meno che tu così, sceglievi di fregartene, ma non si riusciva in qualche modo allora a rimanere. Ha consolidato, ha instaurato certi valori che magari erano già presenti. Senz'altro, senz'altro, ancora una volta si sa che nella storia della società è importante la famiglia, è importante l'educazione, è importante come si cresce, e ritorniamo al momento critico che viviamo, a determinati valori. Tra i docenti, io ricordo per esempio, avevamo un giovanissimo docente di filosofia, aveva allora lui 24 anni, è stato il più giovane docente della storia del Collegio Rosmini, e noi da ragazzi lo vedevamo già age come persona, e che è il professor Giuseppe Benelli, che poi è diventato presidente del premio Bancarella, per esempio. E lui sta con Tremoli, io ho un ricordo di esempio meraviglioso, cioè di come ti venivano insegnate le cose. Beh, quello è importante, ed era, ed è, e sarebbe importante. Nel primo disco c'era A voi romani, una formidabile canzone caustica, dice qualcuno. Ecco, come ti era venuto in mente e cosa successe dopo? Ma guarda, A voi romani credo che sia la canzone più fraintesa, come tanti episodi di personaggi della storia che sono stati fraintesi e letti al contrario di quello che volevano esprimere. Cioè, la mia era una canzone, un'accusa precisa, come hai detto tu, senza mezze parole, soprattutto all'ambiente discografico. Perché? Perché io vengo messo sotto contratto dalla RCA, che allora era il gotha della discografia, e per 2 anni, di settimana in settimana, rimandano l'inizio di questo lavoro. Si può capire che un ragazzo a 20 anni, essere bloccato per 2 anni, cioè sembra un'eternità. E l'altra cosa poi l'ho scritta man mano. Io stesso ho cercato Roma, innamorato della scuola romana, innamorato di album come uno dei primi album concept, che era questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, o Rimmel di Francesco De Gregori, insomma queste pietre miliari. Quindi io stesso cercai Roma e l'entourage artistico romano, della scuola cantautorale romana. Poi succede questo, e nel frattempo respiro un po' quell'aria politico-burocratica della città che così da giovane ragazzo Ti depistava mi negativamente. porta a certi pensieri. Poi guarda caso, tanti anni dopo succede l'episodio di Mafia Capitale, cioè non è che fosse cambiato, non è che allora fosse diverso, solo che certe cose forse se venivano dette erano troppo scomode. A proposito di questo io ricordo un altro episodio, chissà perché quelle coincidenze artistiche, di pensiero, di come metabolizzi tu anche la società. Io nell'81, nell'album La Grande Grotta, in quell'album sono incluse due canzoni che si intitolano Cina e Riso, dove io dico che la Cina diventerà la più grande potenza mondiale, che probabilmente resisterà un po' la linea anglosassone statunitense, e che l'Europa rischierà di sciogliersi come un violino di cera. Ecco, Che mi sembra. non so perché, ma l'81, se non sbaglio, sono 40 anni fa. Ecco, quindi questo lo voglio dire, perché nessuno è un fenomeno, ma probabilmente l'arte ti aiuta, se vissuta seriamente, a relazionarti anche col sociale, col collettivo, e questo è quello che dobbiamo recuperare anche facendo trap, anche facendo qualsiasi tipo di genere musicale. Ma questo è un diritto dovere di chi è nella stanza dei bottoni, che penso sia ad oggi la sede un po' critica. C'è poi Milano e Vincenzo, per capirci, Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Obiettivo della tua canzone, Vincenzo Micocci discografico, e perché, Alberto? Allora, distinguiamo l'uomo dal ruolo che lui ha avuto nei miei confronti, perché Vincenzo Micocci poi è una persona, era purtroppo una persona di grande valore, è stato un discografico che appunto ha dato inizio alla scuola romana, ha dato inizio alle carriere di Francesco De Gregori, di Antonello Venditti, di Rino Gaetano, addirittura l'inizio un incipit della carriera del maestro Ennio Morricone si deve a Vincenzo Micocci, per poi arrivare a Paola Turci, ad altri artisti più vicini.
ma lui era per me il punto di riferimento di questa struttura discografica che non si decideva a farmi lavorare, però attenzione, tenendomi sotto contratto, quindi in qualche modo tenendomi in riserva. Sì. Poi non fu lui in realtà a non volere il progetto, ma per me era lui il signor RCA, il signor, poi lui aveva la HIT, l'etichetta discografica, ma nelle cose insomma poi belle della vita la frittata si è girata, nel sì. senso che poi il rapporto con Vincenzo si è recuperato, io sono diventato molto amico anche di tutti e tre i figli di Vincenzo, soprattutto di Francesco Micocci, e quando Vincenzo Micocci scrisse la sua biografia, racchiudeva 50 anni di discografia, quindi di momenti basilari per la musica, soprattutto cantautorale italiana, lui ha voluto intitolarla Vincenzo, io ti ammazzerò, e io ho scritto la prefazione. Quindi queste sono cose che veramente fanno piacere. Beh, certo. Dopo il secondo album è arrivato, come dicevi, La Grande Grotta, registrato a Los Angeles. Come tu hai avuto modo di dire, un botto di vendita incredibile. A Milano abitavi al quarto piano, episodi di stalking o quasi, in tutto il palazzo. Proprio qua, dove siamo adesso. Dunque, faccio una piccola parentesi, il secondo album è intitolato Tra demonio e santità, sì. e fu un voltapagina che ha scioccato un po' tutti, cioè critica, discografia e pubblico, ma in realtà fu la prima cosa che io ho mai scritto, avevo 17 anni e mezzo circa, quasi 18, e a proposito del discorso che facevamo prima dell'insegnamento, è un lavoro che risente molto di come ci hanno insegnato la Divina Commedia. Già. E io scrissi questa cosa, poi i miei inizi si devono, dopo tutte le vicissitudini dei 2 anni sotto contratto Mi Libero, si devono a Mara Maiorchi e Alberto Salerno, sì. i quali però ascoltano questa mia opera prima e dicono: guarda, è una cosa troppo difficile per un album d'esordio, prendiamo le altre canzoni che tanto sono altrettanto belle, eccetera, e quindi il primo album nasce così. Ma poi io avevo il desiderio proprio forte di non lasciarla nel cassetto quell'opera. No. E Tra demonio e santità, che appunto all'inizio ha disorientato un po', credo che ad oggi sia diventato uno dei punti di riferimento importanti della mia discografia per chi mi segue. E poi arriviamo al terzo, sì. che è molto importante perché segna la mia prima collaborazione oltreoceano, cioè negli Stati Uniti, certo. esattamente a Los Angeles. E lì, come si dice nel famoso Sliding Doors, mi cambia veramente la vita artistica e personale, quindi un album che quello è una scommessa vinta, perché io avevo incontrato questa meravigliosa compagine di musicisti, Harlan Laborie, l'Alex Acuña, Dean Parks, persone che hanno fatto album da Stevie Wonder, Aretha Franklin, Christina Aguilera, Beyoncé, ecco, un curriculum incredibile, li conosco al di fuori del lavoro e in qualche modo, non so perché, chiedo ad Harlan Laborie se era possibile collaborare. Sorprendentemente mi dicono di sì, io torno in Italia, l'unico alleato che ho avuto, che mi ha appoggiato, è stato Claudio Fabi, il mio produttore storico, sì. papà del Nicolò Fabi, che tutti sì, sì. conosciamo, e siamo partiti un po' all'avventura e un po' solitari nel volere questo progetto, che invece poi è stato appunto un grandissimo successo anche di vendita. Ma ti aspettavi tutto questo tipo, io l'ho chiamato stalking per esagerare. Ah, giusto. Questo, come posso dire? Beh sì, questo assedio no, guarda, popolare. Io ho delle foto di Guido Arari dove dal pianerottolo dove siamo adesso fino al secondo piano era tutto un graffiti con dediche, numeri di telefono, eccetera, e poi l'amministratore a un certo punto ha detto: scusi signor Foggi, ma dovremmo fare qualche cosa. E allora abbiamo fatto un servizio fotografico prima di naturalmente ripittare tutto quanto. Ma poi sto degli episodi anche preoccupanti, per esempio noi siamo qua e sì. da quella finestra che c'è dietro il piano c'era una di queste ragazze stalker veramente ossessive, di Roma, combinazione, che mi lasciava, c'erano le cassette della segreteria telefonica, sì, allora sì, no, sì. non c'erano i cellulari nell'85 eccetera, e mi lasciava i messaggi riempiendomi le cassette C90, cioè 90 minuti di suoi pensieri, e non diciamo altro. No.
Io un giorno sto suonando il pianoforte, ora in camera magari non si vede, ma e ho una finestra alle spalle e sento dei piccoli rumori che pensavo fosse un qualcosa caduto nelle corde del piano. Poi realizzo che questi rumori vengono da dietro. Ora, la finestra dà sul vuoto al quarto piano e tu accedi da un balconcino che c'è tra il terzo e il quarto piano, che è un movimento, un'azione che possono fare i pompieri in qualche modo, cioè molto rischiosa. Certo. O chi lavora, per esempio, per la manutenzione. Io mi volto e vedo una ragazza appesa alla ringhiera che mi guarda intanto che suono. Ti sarei spaventato. Mi sono spaventato, ma soprattutto pensando che se questa persona magari molla la presa, Finisce male. finisce male. Quindi succedevano anche queste cose, o comunque magari dei sit-in che c'erano sotto la porta, ma insomma. Fanno parte di certi episodi che un po' chi è stato in classifica li ha vissuti, ecco. A proposito di Milano, ecco, la lista magari può essere o lunga o corta a seconda, ma sai, il tempo a disposizione non è limitato, ma io ti chiedo, magari niente, che cosa cambieresti della Milano attuale? Guarda, è difficile perché io avrei cambiato di più qualche cosa della Milano di 10-12 anni fa. Quando Milano aveva avuto un momento, dopo gli splendori, insomma, no? Aveva avuto un momento un po' grigio anche a livello ideologico, intellettuale, di magma proprio. Mentre invece lo sappiamo tutti, direi che ormai sono diversi anni che Milano ha ripreso una grandissima, è diventato un punto di riferimento, è diventata una vera capitale internazionale e purtroppo. Adesso il È freno, successo quel che è però il freno è successo. dappertutto. Ecco, quindi ad oggi, guarda, una riflessione che io facevo prima del lockdown, cioè a fine di anni 2018, dicevo, Milano adesso deve stare attenta a non indulgere troppo su quest'onda di grande crescita. Cioè di non andare adesso in automatico, di non premiare troppo l'aspetto dell'inerzia, di questa positività o soprattutto dell'aspetto formale. E quindi di continuare a nutrire quella che è proprio l'anima di una città, di una metropoli come questa, che ha fatto poi grande Milano nei momenti in cui ha presentato sempre qualcosa di avanguardia nel nostro paese. Quindi, ecco, questo lo facevo però alla vigilia del lockdown. E poi arriva questo stop inenarrabile. Quindi credo che questo rischio ad oggi non ci sia più, per cui mi auguro che Milano, come il resto del mondo, adesso possa riprendere nei suoi colori, nella sua identità proprio più accesa e soprattutto di convergenza delle cose, perché noi Milano andiamo da un cuore pulsante. Umano, agli aspetti della moda, agli aspetti insomma di tutto quello che sappiamo che ne fa un faro nel nostro paese. Mi rivolgo a chi il successo l'ha incontrato e come. Ecco, c'è stato mai qualche momento in cui il successo ha rischiato o ti ha dato alla testa? Dunque, darmi la testa? No, devo dire che sono stato piuttosto fortunato in questo, ma grazie a quello che dicevamo prima, a come cresci Eh beh, e sì. come sei educato da anni 10 a 17, 18, insomma è fondamentale. Quindi non ho mai perso la testa, anche quando si riempivano i palazzetti dello sport, quando c'erano appunto quelle manifestazioni di fanseria. La cosa, il prezzo che mi ha fatto un po' pagare questo mestiere è senz'altro la sfera amorosa. Cioè le relazioni che con un lavoro come questo, tranne qualche poche fortunate avventure, ma insomma anche insomma, storie d'amore che conosco anche di amici e colleghi, è sempre un po' penalizzante, perché la musica, per darti una seconda risposta a quello che mi avevi chiesto, è un amante gelosissima. È un amante che richiede molto, che è gelosa, che anche nei tuoi spazi quotidiani. E quindi succede che magari gli stessi episodi di
di un inizio di relazione che potevano essere invece belli e affascinanti per la tua compagna, un po' di tempo dopo diventavano invece una mancanza di attenzione, il che non è così, perché così io sono fatto, però ha influito, questo ha influito molto. C'è stato un momento in cui hai avvertito che questo successo se ne stava andando, stava scemando, era difficile riportarsi a livello di prima? Ma dunque, le cose sono cambiate molto. Io poi a fine degli anni 80 ho proprio lasciato un po' l'Italia stabilendomi negli Stati Uniti, e dove si assommo un po' tutti i periodi, alla fine ho trascorso un 7-8 anni più o meno. Non pochi. Non pochi, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, dal 95-96 al 2000 io sono stato a Los Angeles. E quindi, ma perché avevo avvertito che stava cambiando proprio tutto il segnale e tutto il modo del fare, dell'usufruire, del comunicare la musica. Quindi questa cosa però, se tu la sommi a un'assenza territoriale proprio del tuo paese, si fa sentire, soprattutto quando poi tutti i momenti, i codici anche di comunicazione e di vendita diventano sempre più veloci, no? C'è stata una propulsione di velocità notevolissima, chiaro, fino ad arrivare al periodo del liquido, dove oramai sappiamo che fare un album ha senso in seguito a un singolo che funziona, ma neanche, cioè sì, forse molto... deve avere più singoli che funzionino e poi dopo allora ha senso, o comunque lo pubblichi sempre un album, ma certamente la stiamo vivendo in maniera diversa. Quindi tutte queste cose mi hanno dato la percezione che stava cambiando, ma non tanto per me, un po' per tutti. Poi c'è chi tra i miei colleghi, con cui abbiamo anche iniziato, c'è il primo concerto, c'è stato questo che ho intitolato primo concerto, una prima tour ai nostri primi album, dove c'era anche Vasco, per citare chi invece ha tenuto uno status di vendita industriale, no? di successo forte. Io questo forse lo imputo anche alla mia voglia di esplorare un po' di più, sì, di disorientare un pochino, cioè di non replicare gli album con una formula precisissima ogni volta, ma devo dire che questo è quello che secondo me mantiene in vita e con le antenne alte un percorso. Sì. E grazie a questo io ho delle collaborazioni che insomma non tutti in Italia possono vantare, quindi aver lavorato con George Martin, produttore di Beatles, Carlo Salomar, leader band e coproduttore di David Bowie, tutto l'entourage dei musicisti Los Angelini che abbiamo detto prima, sì, Jerry Beckley del gruppo degli America, il leader, e insomma certe grandi soddisfazioni io un po' scioccamente, ma non le baratterei col terzo posto in classifica, ecco. Poi ad oggi viviamo di nuovo in un altro pianeta ancora, è vero, e dove magari ogni tanto, come fa il Signore degli Anelli, al di là di tutto, se tu riesci a piazzare quella canzone in un determinato cratere giusto, che vuol dire anche una comunicazione giusta, che è la cosa più difficile oggi, non è la qualità artistica, è come si comunicano le cose, chissà. Alberto, sei sempre stato e sei sensibile ai temi sociali e umanitari. Spinto dalla fede in Dio o da quali principi? Guarda, una convergenza di cose. Io sono una persona credente, mi piace anche molto, e l'ho fatto nella vita, cercare assonanze, parallelismi anche con altre religioni. Mi piace molto l'India, ho adottato un bimbo nel sud dell'India, per esempio, mi sono avvicinato anche a certe filosofie, ideologie religiose di là. Mi definisco un cristiano, nel senso che penso che la figura di Cristo e Gesù sia una delle rappresentazioni, emanazioni religiose, e fermiamoci qua, più forti della storia, probabilmente l'unica figura che è riuscita a dividere il conteggio del tempo prima e dopo. E quindi questo sì, ma al di là dell'educazione è un sentore che ho, e fosse solo anche una
arriviamo proprio terra a terra, sì. Una bella illusione, cosa che non credo, il fatto di io credo una vita dopo la vita, certo, eccetera. Certo, però certo. È una cosa che fa molto bene, che soprattutto dove credo che migliori la propria persona e il rapporto con gli altri. La collettività, come si studia anche nelle cellule in medicina, è fatta di tante, un organo è fatto di tante piccole cellule, la collettività è fatta da tanti piccoli uomini, appunto. E qui arriva, come siamo tutti. E qui arriva l'iscrizione alla facoltà di medicina, come sì, paragone, sì, perché ce l'hai anche dentro. Sì, quindi quello sì, sì. E in più probabilmente anche una curiosità di conoscenza. Bene, ecco, bene. Quindi se io appunto penso a certe zone dell'India, che per me sono state un insegnamento molto forte, ci sono persone anche sensibili che però per esempio rifiutano una determinata sì. Anche provocazione, no? Certo. Nel ribaltare le tue priorità, nell'aprirti ad altre cose. E che è faticoso per loro. Guarda, è io troppo. Ho scritto una canzone, sì, certo, ho scritto una canzone che era dedicata alla tragedia delle Torri Gemelle a New sì. York, che si intitola Lettera a un sogno, e c'è una frase che la riassume e dice: un Dio non chiede che Dio vorrai, perché si sa che l'assurdo della religione, che diventa la madre delle guerre, probabilmente anche per una manipolazione politico-economica che crea il fanatismo, ma se ci si pensa bene, supponiamo che, divertiamoci un attimo, che ci siano questi grandi dei, sì, che c'è Buddha, c'è Cristo, c'è Maometto, ci sono tutti che ci guardano. Io penso che l'ultima cosa che ognuno di loro vorrebbe è che una persona ammazzi un'altra solo perché non crede a lui. Sì. Qua torniamo alla Agora greca, non è che, insomma, l'illuminazione è una cosa ben diversa. Sì. Quindi ecco dove prima parlavamo un po' di quello che sta succedendo anche ad oggi, scusa, apro questa parentesi, okay. La dico, gli episodi di un atteggiamento delinquenziale e folle, qual è quello di Donald Trump. Il mio pensiero va alla specie umana, ma veramente ancora dobbiamo, non abbiamo capito l'aspetto di relatività, no? del pianeta. Allora, per assurdo, se tutto a un certo punto, non per essere naif, questa cosa la dico, ma se a un certo punto tutto rallentasse un pochino, visto che siamo ossessionati della propulsione, della produzione, no? Dell'aspetto industriale, eccetera, e qualcuno mi può rispondere, sì, prova un po' a frenare l'iter industriale di un grosso gruppo, vai un po' a vedere gli investitori cosa ti dicono, ti sparano addosso. Infatti, ma è questo l'assurdo, cioè se tutto proporzionalmente frenasse un attimo, non è che il pianeta Terra sta facendo una competizione con Saturno, sì, esatto. Plutone e la Luna, stiamo correndo. Che cosa cambierebbe? Semplicemente un premiare un attimino di più il senso della vita S maiuscola. Capisco. Ma questo è talmente gioioso che diventa impossibile all'aspetto perverso della mente premiarlo, no? Capito. Quindi dice no, dobbiamo conquistare, dobbiamo fagocitare, dobbiamo... Benissimo, ci saranno dei grandi gruppi che un giorno, come ho sempre un po' visualizzato, si troveranno sulle loro 4, 3, 5 torri d'avorio, sotto ci sarà un deserto secchissimo, ma anziché rammaricarsi di non avere nessuno con cui prendere un caffè, saranno felicissimi di essere dei sopravvissuti. Per cosa? Io non lo capisco. Lo condivido, il tuo pensiero lo condivido molto. Veniamo, se c'è, a un errore di vita e di professione che, potendo tornare indietro, non rifaresti. Sì, ce n'è uno senz'altro, ed è quando con appunto Jerry Beckley, leader degli America, dopo il mio quarto album Fragole Infinite, ci siamo incontrati 3 volte, a Londra, qui a Milano e poi a Los Angeles, ed era tutto fissato per cominciare il mio album totalmente in inglese, in americano, insomma in inglese, per il mercato americano, prodotto da lui. Quindi era un obiettivo che credo pochissimi italiani avessero raggiunto, certo. E nella storia credo Lucio Battisti con la sua Images, e poi Zucchero. No?
collaborazioni, tanti, tanti sì, di noi, sì, ma sì. insomma, che... quindi era tutto fissato, avevamo fissato anche gli studi che erano gli Amigo Studios di Burbank, Los Angeles, dove in quel momento stava registrando Bob Dylan. E lì la problematica è stata, come al solito, il denaro, in questo senso, che ricordo questa cena con il... mai fare i brindisi prima di entrare a casa del progetto, con il brindisi fatto con Jerry, tutto il management a loro, ed era questo budget suddiviso tra me e il mio manager di allora, lo storico manager Franco Mamone, manager di Premiata Florina Marconi, di Gianna Nannini, insomma di tantissimi altri, che era il vero manager, e metà la casa discografica. Quando torniamo ci dicono che erano ritardati delle immissioni di denaro da parte della casa discografica che loro avrebbero poi girato su questo progetto. Che peccato che ce lo dicono 4 settimane prima di cominciare. Quindi noi non avevamo tutto questo denaro per affrontare, perché certo, puoi certo. capire che i livelli erano molto alti e costosi. Per cui decidiamo lì per lì di posticipare il lavoro, che poi per una serie di cose non è più stato fatto. Questo è il mio grande rammarico. Il destino a un certo punto, al di là di tutta la forza che ci metti, va un po' come vuole delle volte. Sì. Quindi non so. Magari sarebbe stata una delusione che mi avrebbe portato a chissà quali sconforti, però magari sarebbe stato, certo, perché credo che sia un'occasione appunto rarissima e unica nella vita. Un artista dalla tua storia non rischia di essere imprigionato dalla storia stessa che ha quando ipotizza qualcosa di nuovo? Sì, il rischio c'è, soprattutto io qua lo dico, insomma faccio ancora una volta ogni appello per la pigrizia di chi ti segue, no? Perché si rimane, allora un artista vive e deve ringraziare la sua piattaforma, il suo cosiddetto zoccolo duro, sì. che però molte volte non i super fan che ti seguono dovunque. No. Ma quella piattaforma un po' più estesa, che rimangono nostalgicamente ancorati a determinati periodi storici. Questo spiace molto perché soprattutto negli ultimi 3-4 anni e anche a marzo di quest'anno, che poi è impattato il lockdown, nessuno ne può niente, sono usciti delle bellissime pubblicazioni e anche dei video di cui spesso sono regista. E quindi è un po' complesso perché torniamo alla problematica della comunicazione. Sì, capisco. Cioè se tu tieni uno status di popolarità e in qualche modo di vendita, anche se oggi la vendita è una parola non c'è più, chiaramente allora anche il prodotto nuovo viene comunicato e assimilato in maniera diversa. Altrimenti devi sempre in qualche modo farti strada e combattere tanto sul web, che comunque se usato bene è un mezzo meraviglioso, io devo tanto al web e tanto mi affascina anche, no? Capire il linguaggio del post, della comunicazione, comunicare tutti i tuoi lati che altrimenti appunto nei canali forse istituzionali poi non riescono a passare. Certo. E devo aggiungere una cosa, ed è questo l'appello che io dico, perché se tu nasci in un certo periodo storico, chiaramente chi ti segue ha una determinata età. Sì. Ora succede la rivoluzione del liquido, quindi i ragazzini, io ho dei nipotini che vanno dai 7 ai 15 anni, vivono sul cellulare, no? Sì. Lo stesso fino ai, diciamo, fino ai 20 e qualcosa, tutti viviamo sul cellulare, ma in quel caso proprio si vive soprattutto sul cellulare e loro decretano un mercato. Sì. Quindi la discografia che ormai ha visto crollare i fatturati del fisico, del supporto fisico, materico, ecco che si butta lì. Quindi succede l'onda di determinati prodotti e basta, ma è anche un po' colpa di chi ha più di 35-40 anni e, per esempio, lo dico che così tanto per fare un po' di scaramanzia, io delle volte incontro le persone, Alberto, ma sei il mio idolo, ma come mai non canti più? Cioè, questo
una domanda di disinformazione. Sì. No, ma chi sei? Sì, certo. Ma no. è un peccato di disinformazione perché non vuol dire che tu giusta. Non ti adatti a un codice di attualità. Perché se una determinata fascia di età usasse il web e poi la fascia di età che compra anche i dischi, quindi questo sarebbe un grande vantaggio per tutti. Quindi c'è un po' di pigrizia anche in quello. Nel 2019 hai festeggiato 40 anni di carriera. Uh-huh. Attenzione, come vorresti essere definito? Tieni a mente, che mi sono sforzato a fare queste domande. Una grande star degli anni 80. No. Un artista eccentrico, il maverick della canzone italiana, un cantautore sensibile, folle e caustico. Ma il maverick della canzone italiana non mi dispiace, perché essere star di un determinato periodo né è così importante in quel periodo, né e poi è deterrente per la tua attualità. Quindi uno è star per se stesso, ma star vuol dire fare le cose con dignità e con impegno, e basta. E poi probabilmente quella condivisione, perché insomma, soprattutto l'arte, tutto il mondo vive così, ma soprattutto l'arte vive di condivisione. Il maverick della canzone italiana ci sta, perché mi dà questo aspetto di un po' dell'aspetto eclettico, no? di una sfera sempre in ebollizione. Ecco, questa è la cosa che mi piace di più anche di come approccio il mio lavoro. E ci fermiamo un attimo e Alberto Fortis guarda in avanti. Che cosa vede per se stesso? Per me stesso, ma sai, io mi relaziono un po' sempre a ciò che mi circonda, certo, perché è inevitabile. Sai, la domanda che tu mi fai in un periodo come questo vale tanto. Innanzitutto io cerco di vedere come la ciurma delle tre caravelle, cerco di vedere o di immaginare terra, sperando che poi arrivi, e perché oggi è fondamentale tenere la rotta, determinate cose, nutrire sempre la voglia di fare, di essere presenti in questo caso appunto nel web, di essere presenti anche con episodi come quello che sta succedendo oggi, quindi di comunicare continuamente. Faccio un esempio, io da marzo ad oggi ho prodotto concerti privati anche dalla mia casa natia di Domodossola, sono stati più di, ma credo 60-70 più o meno, con cose molto belle, con Vidas per esempio, cose fatte con dove capitanate da Ferruccio De Bortoli, un'iniziativa anche con Linus, quindi bisogna cercare di non cadere nello sconforto o nella demotivazione, perché è chiaro che è già una grande fortuna in un lavoro, in un settore un po' accantonato, come sappiamo anche nei riconoscimenti governativi, istituzionali. Però è una fortuna avere in qualche modo l'aspetto di creatività, di fantasia, perché nei momenti critici è questo, no? È il sogno che ti fa immaginare, che ti fa realizzare. Certo che dopo un po' che si attinge al proprio pozzo di San Patrizio ci vuole qualcos'altro. C'è bisogno dello stimolo esterno, perché tutti viviamo di stimoli esterni, e in questo caso sappiamo che il nostro lavoro, che è basato soprattutto sul live, sui concerti, questo è un aspetto che sta mancando veramente molto, perché la cosa che più mi preoccupa è quando si riprenderà. Questo è un po' il nightmare della situazione, no? L'assenza di prospettiva temporale. Diverso sarebbe se, come è successo in qualche altro paese, un po' più civile nei confronti dell'arte, dell'arte musica perlomeno, diciamo un po' più attento, è successo che gli artisti hanno avuto un riconoscimento e retroattivo rispetto a tutta l'attività profusa sul web nel lockdown, perché noi abbiamo fatto i concerti così, e da mancato medico dico questo: forse nessuno dice che l'attività dei nuovi artisti ha evitato dei gesti inconsulti, tipo ha evitato molti suicidi, mentre invece
i meccanismi della finanza e dell'industria ne ha favoriti molto. L'ultima domanda, mi dispiace perché sarei andato avanti un bel po', ma è giusto concludere il nostro percorso ora. L'arte è come un fiore che nasce sul bordo della strada, senza chiedere niente a nessuno, ma sempre pronto a farsi cogliere da chi lo sa riconoscere. Chi ha detto questa frase e perché Alberto Fortis l'ama così tanto? Beh, questa frase, prima abbiamo parlato degli insegnamenti che io ho ricevuto nei miei impatti con l'India. Questa frase l'ha detta Bhagwan Rajneesh, meglio conosciuto ad oggi come Osho, e io ho fatto di questa frase veramente una sorta di mantra in sì. tutti i miei concerti, soprattutto quando dedico una mia canzone nei live a quella catena di esistenze eccellenti che partono da Cristo e attraversano la storia, quindi toccando Martin Luther King Jr., i fratelli Kennedy, Yitzhak Rabin, Benazir Bhutto, Pierpaolo Pasolini e John Lennon, cioè quelle splendide figure che hanno sempre parlato con un grande afflato e desiderio di collettività e di umanesimo, e guarda caso la società li ha eliminati violentemente. Non succede mai il contrario. Scusate, dico una cosa tra l'ironia e la... Non succederà mai che qualcuno spari a Donald Trump. Però è successo che qualcuno abbia sparato ai due Kennedy. Sì. Qualcuno ha sparato a Abraham Lincoln. Cioè, che cosa succede? Come mai? Quando si ha a cuore lo stato di salute della società, c'è qualcuno che ti fa fuori. Sai che me lo sono domandato anch'io. Sì. Cosa vuol dire? Che viviamo sotto un coperchio un po' malefico? Probabilmente sì, cioè dobbiamo andare a fare un discorso blandamente esoterico dove si dice nel nome del Dio denaro io ammazzo pure qualche mio familiare. E sì. Ci sono episodi dove non siamo tanto lontani da questa cosa. Certo. E quindi è qui dove, ancora una volta, la mia domanda, arte, non arte, qualsiasi mestiere, dico, la specie umana si rende conto che sta rovinando una torta meravigliosa? E anche la pandemia è figlia di questa cosa. Oh, guarda, io non finisco più di... non riesco a decidere. Perché essere complottisti, poi delle volte io parlo anche con medici che amici che stimo molto, dicono guarda, ho delle voci meravigliose, quali può essere, insomma, a me piace molto Gramellini, così, no? Dove ti dicono se tu vai a vedere nella storia quando succedono questi imprevisti, la mente umana tende sempre a creare un aspetto di dietrologia per dare una faccia giustificare. Di un colpevole, no? Per creare le sembianze di un colpevole, quando invece solo così comincia a dire è l'Ebola, è la spagnola, è la SARS e tutto quanto. Io però non riesco a 360 gradi a non avvertire che comunque è vero che è la prima pandemia online, quindi si è scatenato di tutto, però che come viene cavalcata questa cosa, indipendentemente da come è nata, da come sia nata, mi sembra che ci sia una tendenza a quello che io chiamo il neofeudalesimo globale, cioè magari quegli assetti che vedevamo nella letteratura cinematografica anche 20 anni fa o più, parlo di Blade Runner che se non sbaglio è dell'83, dove è indubbio che c'è un Gotha mondiale che l'articolo sul Corriere si sta arricchendo sempre di più e chi è povero è sempre più povero. E arrivo a fare questi pensieri per cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, che è sempre una buona cura. Non è che qualcuno nella stanza dei bottoni, quella vera, che quindi è in anticipo di diversi anni rispetto a noi, informazioni e anche a prossimi futuri, sì. Non è che per caso sanno che se non ci fosse, guarda, faccio un discorso apparentemente orribile, se non ci fosse stato un calmiere adesso, probabilmente fra 20 anni la società, il pianeta, le risorse sarebbe esploso tutto in una maniera ancora più cruenta. Perché
ripeto, mi racconto la favola perché vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno, perché se ci pensi, la natura ne guadagna. I giovani, proprio se non fanno i ciucci che se la vanno a cercare, sono abbastanza, direi piuttosto immuni, c'è uno sfrondamento invece dell'anzianità, di quello che è l'aspetto lavorativo e professionale delle piccole, medio-piccole realtà che vengono quindi inglobate, farmaceutica e informatica soprattutto, insomma, la vanno a fare da padrone nel loro rapporto poi con quelle che sono le linee maggiori della politica, che oramai dipende molto però soprattutto dall'economia. Quindi qualche dubbio viene. E poi, ripeto, c'è chi dice ma no, basta, non pensiamo più a queste cose che sono soltanto frutto di un tentativo di autoconforto. Ecco. Capisco. Ma lasciamo in sospeso, tra demoni e santità questa cosa. Bene, amici, oggi abbiamo incontrato un artista, un cantautore, un innovatore, attratto dalle tinte più viscerali intese come spirituali della musica. Un grande musicista, dotato di una capacità di scrittura melodica davvero rara e di una fantasia sfrenata e di una profondità di pensiero filosofica, oserei dire, davvero eccezionale. E allora un grazie ad Alberto Fortis per averci ospitato. Io ringrazio molto voi, perché queste chiacchierate sono secondo me i semi del futuro per tutti, e allora direi che riassumerei tutto col titolo della mia ultima cosa più recente, quella appunto scritta che poi ha affrontato il lockdown, pubblicata a marzo, che si intitola Niente da dire.